Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti o bentornati al mio canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Greta e in questo video, come avrete già letto dal titolo, vi voglio mostrare tutti i miei prodotti preferiti skincare e del care del periodo, più un pacco che mi ha mandato in collaborazione l'azienda, ossia sto parlando di Pixi, ma direi che siccome sono un bel po' di prodotti, di iniziare subito. Allora appunto io direi di iniziare da Pixi. Vi faccio vedere cosa l'azienda appunto mi ha inviato. Mi ha inviato appunto, dicevo, questa linea skincare al retinolo e all'olio di gelsomino. Questo è il cartoncino con la presentazione dei 6 prodotti. Dietro c'è scritto per ordine come in teoria andrebbero usati e tutti i prodotti sono stati mandati dentro questa mega pochette borsa enorme, super carina, con questo colore rosa e verdino pastello spettacolare. Dentro è fatta così, si apre e c'è questa parte qui con questa taschino con il mio nome e resto anche personalizzato, cioè sono state veramente carini. E poi ha questa stampella dove si può attaccare volendo appunto anche tutto in bagno. Poi c'è una grossa, diciamo, un grosso spazio qua e un grosso spazio qua dove appunto c'erano contenuti i 6 prodotti che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Ok, partiamo dal primo prodotto, che è anche quello che già ho aperto e sto testando, e sto parlando del Overnight Retinol Oil. Eccolo qua, spero che si riesca a vedere. Questa è nella scatolina e la confezione è fatta così. Dentro c'è anche il, diciamo, il tappino, ma che ho tolto perché ho messo il dosatore. Vedete, arriva con questo tappino qua, ma io ho trovato appunto dentro anche il dosatore a gocce, dunque ho inserito lui come tappo, diciamo. E allora lui lo sto già testando, vi posso già dire qualcosa perché appunto, ripeto, l'ho già iniziato da qualche giorno, sarà penso una settimana che già lo sto provando, già cominciamo a impanciarsi molto bene. E dicevo che appunto lo uso di notte, cioè insomma la sera prima di andare a dormire, prima dell'idratazione finale, e devo dire che non è affatto male, si assorbe anche molto velocemente. La mattina dopo ho la pelle super compatta e super morbida, cioè è una roba spaziale. Poi se come me avete la pelle secca, io penso che potrebbe piacervi. E comunque è un olio appunto al retinolo e diciamo che l'azienda lo descrive appunto come un mix di oli. Oddio, mi sono persa dove. Ok, oddio, eccolo qua. Scusate, appunto è un olio lievitante per la notte che rimpolpa la pelle e migliora l'aspetto di linee sottili e pori. Questa sontuosa miscela di olio è formulata con retinolo per uniformare il tono e la consistenza della pelle, mentre le ceramidi idratano profondamente e trattengono l'umidità, lasciando la pelle liscia. Devo dire che tutto quello che appunto che c'è scritto, come lo descrive l'azienda, io per adesso sono veramente d'accordo perché mi ci sto appunto trovando molto bene, ma comunque vi farò sapere più avanti, che comunque continuerò a testarlo, dunque vi farò sapere più in là. Poi passiamo adesso al Retinol Eye Cream, appunto il contorno occhi, eccolo qua, sempre appunto di questa linea a retinolo, e l'azienda questo lo descrive come... dove sta scritto? Eccolo qua. Allora, è una crema ultra nutriente progettata per l'area delicata interna intorno agli occhi e favorisce l'elasticità e la morbidezza della pelle proteggendola. Formulata con retinolo, acido ialuronico e adenosina. Questo trattamento è abbastanza potente da ridurre le rughe e le rughe sottili, ma rimane abbastanza delicato da consentire un uso frequente. Allora, questo è comunque quello che c'è scritto, come lo descrive appunto l'azienda, questo prodotto, ma io ancora non l'ho provato, dunque ancora non mi so dire perché sto finendo il mio contornocchi. Ma la confezione è fatta in questo modo, super carina anche questa, con, vedete, fatto, non so se si riuscirà mai a vedere, ecco, col tapponcino così in plastica. E niente, anche di lui comunque sono super curiosa e vi farò sapere una volta che ho terminato il mio contornocchi, aprirò questo anche per non aprire 200 prodotti insieme. Poi passando a un altro prodotto, dentro troviamo anche il Retinol Tonic, questo tonico qua, in questo formato da 100 ml e ha 12 mesi di scadenza. Ah, non vi ho detto che l'olio comunque sono 30 ml e il contorno occhi credo i classici, 25 ml, dunque di più dei classici 15 ml di solito dei contorno occhi. E appunto ritornando al tonico, questo appunto tonico l'azienda lo descrive come, se lo trovo ce la possiamo fare,
Eccolo qua, appunto, un tonico a retinolo che aiuta a ringiovanire la pelle. Potenti antiossidanti e vegetali ricostituiscono la pelle a un aspetto più morbido. Ok, sto distruggendo tutto. E appunto questo qua anche ce l'ho ancora chiuso perché ancora non l'ho potuto aprire, anche perché sto finendo sempre il mio di tonico che tra poco anche vi mostrerò. E dunque anche lui sono super curiosa di provare, e anche lui la confezione è veramente carina. Poi andiamo avanti e passiamo all'olio invece da giorno, il Jasmine Oil Blend, questo prodottino qua, che ora vi faccio vedere anche ad aperto, ma è molto simile a quell'altro. Come vedete, ecco, questo appunto che è chiuso, dentro troviamo anche la pompetta con il contagocce e l'olio. Vediamo se riesco a far cadere tutto. Eccolo qua, è contenuto in questa boccettina sempre verde e lilla pastello, carinissimo. E questo appunto è un olio da giorno al gelsomino, e questo invece no, non contiene retinolo se non sbaglio. E si tratta appunto di un mix di oli deliziosi per un trattamento potente che aiuta la pelle a ritrovare l'idratazione naturale e ottimale luminosità. Aiuta a riparare e a riequilibrare la pelle, ripristina l'idratazione per una pelle dall'aspetto lenito, nutre con un potente mix di oli vegetali, ripara e ripristina per migliorare la luminosità. Anche questo, come vedete, io ce l'ho ancora chiuso perché comunque adesso stiamo andando incontro al caldo. Anzi, a proposito di questa linea, è importante sapere che soprattutto diciamo i prodotti a retinolo bisogna stare attenti adesso, perché comunque sono il retinolo è fotosensibile, dunque bisogna sempre poi se usate appunto questi tipi di prodotti con questo ingrediente dovete sempre usare una protezione solare molto alta, perché comunque si rischia di far irritare la pelle. E dunque diciamo che appunto il retinolo non è molto consigliato da utilizzare l'estate, però bisogna, se comunque lo si vuole utilizzare, bisogna stare attenti su questa cosa. Ma io appunto dicevo che questo qua per il momento non credo di aprirlo, perché comunque appunto dicevo incontro al caldo io non tollero poco e niente sulla pelle, dunque credo che ormai lo utilizzerò, insomma lo inizierò a testare verso settembre-ottobre. Poi un altro prodotto che appunto troviamo sempre di questa linea è il Retinol Jasmine Cleanser, e è appunto questo detergente qua, anche questa una confezione veramente stupenda e molto carina. È grande perché sono 135 ml di prodotto, e dov'è? Questo l'azienda lo descrive come un detergente idratante cremoso arricchito con vitamina A, ossia retinolo, antiossidanti e ceramidi, rimuove tutte le impurità per una pelle più liscia, tonica e radiosa. Anche lui è chiuso, dunque ancora di questo non vi posso dire niente, sempre ripeto perché comunque sto finendo prima le mie cose, ma di lui, anche di lui presto vi farò sapere comunque cosa ne penso una volta che lo inizierò a testare. E poi ultimo prodotto è il Retinol Jasmine Oil Lotion, scusate, che è questa crema viso qua, che ora vi faccio vedere aperta. È una confezione da 50 ml. Anche questa confezione super carina, eccola qua, spero che si riesca a vedere. E questa l'azienda la descrive come una lozione ricca di antiossidanti che nutre, idrata e rassoda in profondità per una pelle liscia ed elastica. È formulata con retinolo e peptidi, credo si dica così, per uniformare la carnagione, e arricchito con gelsomino e more per una pelle più sana a lungo termine. Anche questa, ripeto, è chiusa e purtroppo ancora non vi so dire niente, perché comunque sto finendo le mie creme. E poi ripeto, contando che è questa soprattutto è a retinolo, credo anche lei di utilizzarla direttamente al nuovo inverno, insomma nuovo autunno, verso settembre-ottobre. Poi, no, niente, sono finiti. Questi sono tutti i sei prodotti appunto che sono contenuti in quella magnifica box, pochette, borsa, non so, ma è veramente bellissima. Ringrazio appunto di nuovo l'azienda per avermi dato fiducia in me, per aver avuto fiducia in me, magari se parlo italiano. E niente, comunque, a parte l'olio che ho iniziato a testare, degli altri prodotti spero di farvi sapere il più possibile. Ora invece passiamo ai miei prodotti preferiti appunto di skincare. Partirei proprio dalla detersione, e ultimamente sto amando questa 3-in-1 Cleansing Form alle mandorle per perle sensibili di Sien Nature, questa diciamo questo detergente qua, che però è un appunto detergente in mousse, come vedete va shakerata e poi cioè non so ora se riesco a farvela vedere, vedete fa proprio questa schiumetta, ha un odore veramente super delicato, cioè fantastico, e mi strucca veramente molto bene il viso senza comunque arrossarmelo o cose strane.
È veramente super delicata, se il computer ora parla da solo, molto bene. E dicevo appunto che è una diciamo mousse schiuma molto leggera, soprattutto per chi come me ha una pelle molto sensibile e secca, e mi ci sto trovando veramente bene. Questa comunque la Sien la trovate da Lidl, e comunque questa era una linea, penso, edizione limitata alla mandorla. Non so se infatti se la trovate ancora, ma se la trovate fateci un pensierino perché è veramente carina e calcolate che poi costava veramente poco, penso sui 2-3 euro. Poi, come invece tonico, il mio ormai amato, lo sto usando penso da anni questo prodotto, è il tonico all'acqua distillata alle rose di Roberts. Questo tonico penso lo conoscono anche i muri, è famosissimo. Io lo ricompro, lo ricompro, lo ricompro perché veramente è fantastico. Questa è una confezione da 300 ml, ma ci sono anche le mini taglie se volete provarlo. E appunto è un tonico alle rose veramente fantastico. Questo, una volta che ho detersio tutto il viso, vado con lui con un dischetto e rinfresca il viso, lo idrata e comunque fa, diciamo, ripristina la pelle. È veramente fantastico, appunto super rinfrescante, non irrita, favoloso. E anche lui costa abbastanza poco, penso sempre sui 2-3 euro se non sbaglio. Poi ci sono anche altri due prodotti appunto preferiti di skincare di quest'ultimo periodo e sono questo acido ialuronico di The Ordinary, questo anche lui super famoso, spero che mi metta a fuoco. E niente, questo appunto siero l'acido ialuronico a me è piaciuto veramente. Cos'è questo? Ok, questo no, sì, tonico, ok, mo le diciamo tutte. Questo siero all'acido ialuronico mi è piaciuto veramente tanto e come vedrete, non so se si riuscirà a vedere, ma è finito, penso ci saranno sì e no 5 gocce a dire tanto. E niente, io lo amo, questo già è il secondo che finisco, ne ho anche un altro già di scorta, io lo adoro. È appunto un siero all'acido ialuronico che io vado a mettere prima della crema. E veramente è fantastico, è comunque al 2% e ha pure la vitamina B5 e costa sui 6-7 euro e sono 30 ml di prodotto. Dunque, se cercate un buon acido ialuronico con appunto degli ingredienti super concentrati dentro una schifezza e niente, vi consiglio di provare questo perché è veramente fantastico. E poi vi voglio consigliare, e è il mio preferito di quest'ultimo periodo, questo contorno occhi sempre della Sienna Nature Eye Cream, questa qua, eccolo qua. Questo ancora lo dovreste trovare alla Lidl e costa 1,80 euro, cioè una sciocchezza. E è veramente carino, non è il contorno occhi migliore del mondo, però per quello che costa non è per niente male. È al melograno e alle bacche, se non leggo male, se non traduco male in inglese. Sono 15 ml a 12 mesi di scadenza. E appunto ripeto, se cercate un contorno occhi comunque anche per tutti i giorni che comunque vi idrata la zona o comunque da usare pre-trucco, questo è veramente carino e mi ci sto trovando veramente bene. Ora invece direi di passare all'ultimo prodotto che è diciamo hair care e sto parlando di questa Aloe Vera Hair Dry Cream senza risciacquo di Garnier. Questa qua, questa me l'ha gentilmente inviata l'azienda qualche mese fa, insieme a tutta la linea dell'aloe vera, sempre appunto di Garnier, e mi ci sono trovata veramente bene con tutta la linea, soprattutto anche con la maschera che purtroppo non ho più qui perché ho terminato, sempre appunto di questa linea l'aloe vera, ma vi voglio consigliare appunto anche questo prodottino qua, che è appunto diciamo una crema da mettere comunque una volta che comunque abbiamo lavato i capelli, io la metto prima di asciugare i capelli qua, soprattutto sulle lunghezze, e poi asciugo i capelli. O comunque qua c'è scritto anche che si può anche lasciare così senza usare il foil, ma io sinceramente lascio quasi mai i capelli bagnati, ma usate in questo modo diciamo come impacco o comunque come crema finale, è veramente buona perché soprattutto se come me avete le schiarature sulle punte e magari avete un po' diciamo la secchezza, vi lascio i capelli super morbidi, super lisci, veramente fantastica. E c'è appunto anche l'aloe vera e ha la glicerina vegetale. Infatti qua c'è scritto che idrata e ammorbidisce anche senza usare il phon. Per capelli normali, capelli leggeri, 48 ore anticrespo, non appesantisce e non appiccica. Tutto vero. E io l'ho usata già un bel po', sono quasi a metà. E niente, io questa crema per i capelli, soprattutto adesso che stiamo andando incontro all'estate, io ve la consiglio assolutamente.
E niente, questi sono tutti i miei prodotti preferiti di skincare e del care del periodo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi ci siete trovati o se ne avete altri da consigliarmi. Sono sempre ben accetta a consigli. E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, ovviamente se vi fa piacere, e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!